Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora? Allora. Stiamo girando un po' ancora nella provincia di Bergamo. Siamo in zona Seriate e fra qualche giorno andremo verso il mare. Domani. Possibilmente da domani. Però noi, visto che siamo un po' strani, naturalmente non faremo la strada dritta fino al mare. Ci arriveremo fra 4-5 giorni, perché non voglio spendere niente di autostrada e andare piano piano. Quindi mare arriviamo. Nel frattempo una bella panoramica delle montagne bergamasche e ci vediamo dopo. E ci vediamo dopo per altri video. Ciao! Buongiorno! Oggi 31 di luglio, 11 della mattina. Siamo qua a Villa di Serio. Nancy saluta gli amici che ci guardano. Ciao amici, un saluto. Abbiamo fatto un ricco approvvigionamento di frutta e adesso siamo pronti per partire in direzione mare, che arriveremo fra qualche giorno. Tappa di oggi sarà in provincia di Brescia e dopo vi diremo dove. Ciao ciao. Dove stiamo? Aggiornamento, siamo a Grumello del Monte, mancano pochi chilometri a lasciare la provincia di Bergamo per entrare in provincia di Brescia. Temperatura è su 30 gradi, quindi è aumentata di 25 gradi. Quella lì a destra è l'autostrada Milano-Brescia e arrivo previsto alla località segreta 12:56. Hai qualcosa da dire, Nancy? Fa caldo? Un po'? Sono contenta, vado al mare. Ho scritto a Yuri delle puntine sul mondo, vediamo se magari ci incrociamo, ci incontriamo, non so dove sta lui, magari in vacanza, però vabbè. E queste sono le colline di Grumello del Monte. Quella montagna alla destra alta è il lago d'Iseo e quindi buon viaggio a tutti, no? Eccoci di nuovo, stiamo andando percorrendo la strada verso Sarnico, ecco i cartelli. Ultimo paese della provincia di Bergamo, un bel paese turistico, fiera degli uccelli e mostra canina, Sarnico, 15 di agosto, chi è interessato può venire qua, mostra canina, occhio la vecchia in bicicletta, ostrega, che partiva come se fosse una partecipante al Tour de France, tutto di fretta. Sarnico, il lago d'Iseo e la parte bresciana sono posti frequentati da molti turisti tedeschi, olandesi, passano le loro vacanze qua. Vabbè.
poi è famoso per quella passerella, passerella sul lago che hanno costruito per un paio di mesi un tal artista Cristo, non so se qualcuno ha presente. Tal, è della passerella? A questo lago. Passeremo vicino al lago, forse possiamo anche filmarlo. Adesso viene un po' il centro del paese. Viaggio tranquillo. Da nonno 50 non di più, bisogna risparmiare il diesel. Magari il video è un po' ondeggiante per via dei buchi. Come va Nancy? Mega bene, mega bene, super bene. Ecco il lago davanti a noi. Arriva il lago, arriva il lago. Lago, lungo lago. Oh, che bello. Era anche di rotondine. Ecco tanti fiori. Oh, che bella, mi piace tanto. E quel ponte lì? Dall'altra parte è la sponda bresciana. Che bella fiore. Bella, bella. Ecco qua. Oh, che bello. Finisce Bergamo. Inizia la provincia di Brescia. Paratico, primo comune del bresciano. Che è? Un ristorante? Qual è il ristorante? Tu vedi sempre un ristorante da tutte le parti. Per mangiare. La Nancy ha fame perché è mezzogiorno, c'ha lo stomaco che funziona come un orologio svizzero. Hai fame, è mezzogiorno, non si mangia. No, oggi non si mangia a mezzogiorno. Alla rotonda a prendere la terza uscita in via Dottorando Verruzzo. Manca ancora un'oretta ad arrivare alla località segreta. Ho fatto mangiare una mela prima per tenerla buona. Che l'effetto mela già si è esaurito. Mi ha ingannato con una mela. Una mela al giorno, oggi il medico di torno. Bene, a dopo. Siamo sempre in marcia. Un camion in montagna giusto in la curva, giusto in la giusto curva, in una curva sembra fatta apposta. Che bella. Bello, bello. Lago di Sio. Per 700 metri, svoltare a destra di sulla strada provinciale in Serra. Sono sincero, ma comincio anch'io ad avere un po' di appetito. Nel bosco. E nel bosco la cinetta si caccia.
il bosco. Fortunatamente traffico molto scarso, a parte il camion. Andiamo prudenti. Molto prudenti. Siamo sulla provinciale Iseo Polaveno. Rocca di San Giorgio. Ricorda Nancy di non far ondeggiare il telefono, sennò i nostri ascoltatori, i nostri seguitori si arrabbiano. Sono camperisti apprendisti, di più apprendisti che camperisti, así che pazienza. Molto apprendisti. Pazienza. Quindi arrangiatevi, se volete vedere i video storti li guardate, se non li volete guardare non li guardate. E se ne così. Per il Gran Premio della Montagna, ecco. 349 metri sul livello del mare. Ciao! Ciao a tutti! Una bella loma. ¿Cómo se dice loma? Montaña. Bella montaña. Forza, forza! Forza, Crucci! Tira su molto questa... Il motore sta lavorando egregiamente.